Buongiorno ed eccoci in un nuovo video della vostra Natalia Marraffini, scrittrice e insegnante. Oggi sono qui per un nuovo video dedicato alla prima supplenza. Nuovi spunti, nuove riflessioni per l'ingresso nel mondo dell'insegnamento. C'è da dire come primo elemento di questo video che la formazione per diventare insegnante non ci prepara all'ingresso in classe. Oggi voglio parlare delle emozioni di paura e di insicurezza che si scatenano quando abbiamo le primissime lezioni all'interno di una classe, di varie classi, delle varie classi che ci sono state assegnate. Insicurezze e paura, come affrontarle, e come gestirle. Voglio darvi in realtà solo due spunti di riflessione, a partire però da quella che secondo me è l'origine di queste sensazioni di insicurezza e paura quando iniziamo ad insegnare, quando entriamo in classe e per la prima volta ci relazioniamo. Nel mio caso a degli adolescenti, quindi io parlo della scuola secondaria di secondo grado. La cosa che scatena paure ed insicurezze, secondo me, è lo sguardo giudicante e attento degli studenti. È come se una volta entrati in classe, 20-30 sguardi di giovani adolescenti ci facciano una scansione da testa a piedi ed è come se ci sentissimo completamente spogliati da qualsiasi barriera. Questo succede in particolare alla prima supplenza, non l'ho vissuto solo io, lo hanno vissuto un sacco di persone che conosco e che insegnano. Questo senso appunto di essere completamente sotto il giudizio, sotto lo sguardo giudicante degli studenti. Beh, questo è il primo aspetto da accettare, è il primo elemento da tenere in considerazione. Ma lo sguardo giudicante dello studente, della studentessa, non fa altro che riflettere il nostro sguardo giudicante su noi stessi. Infatti, noi non sappiamo che cosa realmente essi possano pensare di noi. Noi sappiamo quello che noi pensiamo di noi. E di fronte a 20-30 sguardi che ci osservano per carpire da noi qualcosa di utile al proprio percorso, alla propria crescita, davanti a questi sguardi sono le nostre insicurezze, è il nostro sguardo giudicante su noi stessi che percepiamo. Ecco quindi che vi propongo i miei due spunti di riflessione. Il primo è proprio quello legato al prendere consapevolezza delle nostre paure, delle nostre insicurezze prima ancora di entrare in classe. Quindi è quello di essere consapevoli di ciò di cui abbiamo paura. Farci una bella lista prima di entrare in classe, i giorni prima di gettarci all'interno di questo mondo, prima di ricevere la chiamata, l'estate prima. Che cosa ho paura che accada in classe? Che cosa mi rende insicura? Che cosa sento essere una mia lacuna? E accettarla, tenerla lì. Averla presente, averla davanti, sapere che quella paura, quell'insicurezza c'è. Assicurarsi anche che magari non sia soltanto una autopercezione distorta e che quindi nei fatti quell'insicurezza non trova riscontro. Chi può dirlo? Il secondo tema, il secondo elemento su cui voglio farvi riflettere è legato a il cercare di fare il maggior numero di cose possibili per avere fiducia in se stessi il giorno in cui si entra in classe. Sto parlando di
Piccoli gesti, grandi gesti, qualsiasi cosa, dall'abbigliamento alla riflessione, lo studio di una postura sicura, all'organizzazione del materiale, all'organizzazione di una lezione o più lezioni, a veramente quello che più ci dà sicurezza. Ci sentiamo sicuri indossando un determinato capo, un determinato abbigliamento, ci sentiamo sicuri se il giorno prima siamo riusciti a rilassarci, a dedicarci dei momenti per noi stessi. Quali sono le nostre strategie per acquisire fiducia nelle nostre capacità? Schiarire la mente, scrivere, insomma. Sfruttiamo quegli strumenti che ci danno fiducia in noi stessi, che ci permetteranno di entrare in classe con passo sicuro, che ci permetteranno di stare in cattedra con uno sguardo che sta sul pezzo, che risponde allo sguardo degli studenti. Una cosa curiosa della mia prima esperienza, delle mie prime esperienze, ma già con una delle primissime classi che ho avuto, è che gli studenti si sentivano da me osservati, scrutati all'interno di sé, tanto quanto io mi sentivo scrutata all'interno di me da loro. E credo che questa reciprocità sia importante. Non sono solo loro che possono carpire qualcosa di noi, anche il nostro sguardo, se è ben affilato, se è attento, se è curioso, ci mette in qualche modo allo stesso livello nella relazione educativa dello studente, e quindi anche lui si sentirà visto, si sentirà in qualche modo analizzato, si sentirà davanti ad un adulto consapevole, che riesce a vederlo, che riesce a interpretarlo, che comprende veramente o che quantomeno ha quello sguardo attento che vuole cercare di comprenderlo. Bene, questo video volge al termine. Il mio desiderio in questo video era proprio quello di darvi due spunti per riflettere su quelle che sono le nostre paure, le nostre insicurezze prima di entrare in classe e di trovare il nostro proprio metodo per trovare, colmare questa sfiducia, colmare queste paure e riuscire così a entrare in classe alla nostra prima supplenza o magari il primo mese di supplenza, ecco, quando andiamo a conoscere una nuova classe, più nuove classi, entrare a scuola e nelle aule con una fiducia, con un'autostima un po' più solida, un po' più forte. Bene. Se avete voglia di farmi sapere quali sono le vostre strategie per migliorare la vostra autostima, potete scrivermi nei commenti. Se il mio canale vi piace e volete sostenerlo, nel link in descrizione trovate la possibilità di acquistare un racconto scritto da me ad un piccolissimo prezzo. Questo video si conclude qui, spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Noi ci vediamo presto online e buona giornata!